manifesto. Un manifesto, un movimento, come dire, un'iniziativa, chiamiamola come vuoi, un invito. E non si può assolutamente stare lì a far nulla dinanzi allo schifo che siamo obbligati a vedere tutti i giorni. Io lavoro in televisione, mi viene regolarmente detto che il popolo è scemo, io faccio i dischi, mi viene regolarmente detto che non posso scrivere determinate canzoni perché sono troppo intelligenti, perché la gente non le capisce, io non ci sto. E quindi il mio sforzo di vivere al di sopra, di vivere, di potenziarmi. È un sasso in un grande stagno, non è che... Però se succede qualcosa, bene, se non succede niente, sarà uno dei tanti tentativi. Se tu cominci a stimolare verso l'alto i giovani, invece che accreditarli verso il basso, può succedere qualcosa. Come si fa a mettersi d'accordo fra culture? Allora noi proponiamo che un punto di riferimento, di riflessione, sia cosa? Il momento più alto della meditazione di un popolo, che è la sua poesia. Berlusconi è questo che chiamiamo il prevalente, lo chiamiamo non il presidente e neanche il cavaliere, ma il prevalente, con la P maiuscola. Il prevalente è il vuoto che prevale, è il nulla che avanza, come nella storia infinita, the never ending story. E qui, a questo punto, noi mettiamo la poesia in questo luogo grandissimo che ci lascia il nulla, perché è enorme, è vastissimo. Il nulla, e noi ci mettiamo dentro la poesia, la mettiamo dentro lì. Voi vi rendete conto che questo vostro intervento era molto atteso da molto tempo, da tutto il paese, e nonostante questo rischiate di trovarvi a fare un girotondo in quattro. L'equazione di Bologna di questi giorni. Cosa fa Bologna? È un segno dell'abbassamento del livello generale. Cosa c'è a Bologna? Me lo dite che non c'è lo so. C'è una crisi del sindaco che è sotto inchiesta, eccetera. Ha delle crisi il sindaco. Dal Pompino a Clinton, cioè non se ne esce più dalle storie di sesso nella politica. È un partito che non prende iniziative, un partito che gestisce il presente anche in maniera decente e tende a degenerare, senza fare nomi, non mi interessa, è una situazione generale. La politica è per forza errore, chi è che ha fatto politica senza fare degli errori? Dipende se uno è testardo, di peggiore o di migliore, se si vergogna o invece ne è orgoglioso, se li ammette o li nega, insomma. Poi se uno per 25 anni non faccio nomi, in Italia, 15 anni, 18, quanti sono, fa di tutti i colori, allora ci hai convinto ragazzo, non faccio nulla. Preferiamo misurare la potenza di qualcuno con la capacità che esso ha di favorire la potenza degli altri, non la propria potenza, e misurare la bellezza delle cose con la capacità che esse hanno di generare altra bellezza. Possiamo e vogliamo continuare ad essere concordi, che per noi significa lottare insieme, non a casa propria, lottare insieme attraverso un cuore che batte secondo i ritmi della ragione.